perseguito un filone, diciamo così, di ricerca anche sulla poesia e sulla scrittura poetica, e soprattutto ha riportato il mito a una possibile discussione anche politica molto forte e molto interessante. Iesi era un personaggio particolare anche perché non aveva studiato, non aveva fatto un cursus studiorum di quelli diciamo tradizionali, aveva lasciato le medie, si era occupato di cultura, soprattutto della ceramica egizia, aveva avuto una prefazione del genero di Pound addirittura per queste sue ricerche, che era un illustre egittologo, e va avanti così, visitando soprattutto la Grecia, imparando dal mito anche dai luoghi probabilmente, insomma, che emanano diciamo, un alone particolare. Torna in Italia e i suoi studi lo portano ad avere, tra l'altro, la cattedra, se non sbaglio, nel 75 a Palermo per meriti scientifici. Conosce del mito un po' tutti gli anfratti, e il mito è qualcosa, lo vedremo, che può essere anche rischioso e pericoloso, tanto è vero che soprattutto in Germania segreta e nei libri dedicati alla politica ci si accorge come il pensiero soprattutto della destra abbia, ma non solo della destra, perché poi c'è tutto un discorso anche sul tema della violenza che è tipico anche, lo è stato della sinistra, per esempio degli anni 70, è il rischio assoluto di poter impedire poi la libertà di pensiero. La sua teoria della macchina mitologica e del mito come diciamo, colui che può rischiare di portare a un pensiero unico è molto forte e molto sentito. E sarà anche, si occuperà anche militando, soprattutto nel 68, di politica, diciamo, attiva, anche se poi, con la lotta armata, abbandonerà, deluso, questo momento che per lui era vitale. Il professor Giacomo Iori, che è qui, e che ringraziamo, e ringraziamo soprattutto la Casa della Cultura che ci ha permesso di ospitarci, ci parlerà del pensiero di Furio Iesi, ma in modo particolare è autore di un libro che diciamo è del commento a una raccolta di poesie che si intitola L'esilio, che è un tema fortemente novecentesco, faccio vedere, edito da Ragno, che contiene delle poesie uscite negli anni 70, mai più pubblicate, e che ritornano adesso in un'edizione peraltro elegante, e con un commento di quelli, come dire, tradizionali, nel senso migliore del termine, ecco, ricchi di riferimenti. E molto esaustivo. Io cederei la parola subito al professor Iori e buon ascolto. Grazie a Cecilia Ghelli e grazie a tutti voi di essere qui. Grazie naturalmente all'ospite, alla Casa della Cultura. Io sono molto emozionato di trovarmi qui, cuore di Milano, in un'istituzione che è stata fondata da Antonio Banfi e da Ferruccio Parri. Quindi, insomma, spero che l'emozione non mi tradisca troppo. Mi faccio forte del fatto di parlare questa sera sul tema che metterò a fuoco di una figura nella quale credo molto, diciamo, nella sua necessità, nella profondità del suo pensiero. Si tratta, come ha detto Cecilia Ghelli presentando,
di Furio Jesi, non è tra gli intellettuali italiani uno dei più conosciuti del Novecento, uno dei più conosciuti, quindi dirò qualche rapida parola per inquadrarne la biografia e la personalità. E per poi passare rapidamente al tema vero e proprio della lettura che intendo proporvi attraverso, diciamo, la lettura di brani tratti qua e là dalla sua opera. Il tema che vi propongo è appunto quello del titolo Poesia e politica. Cercherò di soffermarmi su questo rapporto stretto fra poesia e politica dentro un'ipotesi umanistica, un disegno nel secondo Novecento di Jesi di umanesimo, l'umanesimo di Furio Jesi, appunto, che è nato a Torino nel 1941 da una famiglia da un certo punto di vista singolare, due famiglie colte ed illustri, specialmente quella paterna, la famiglia Jesi, di origine ebraica. Una famiglia di rabbini che aveva dato uno o più rabbini alla comunità ebraica di Torino quindi è ebreo per parte di padre e cattolico per parte di madre. La madre si chiamava, è mancata da poco, molto anziana, si chiamava Vanna Chirone e il padre, Percy Chirone, era stato incaricato d'ambasciata ad Alessandria d'Egitto appena prima degli anni ungarettiani, insomma, quindi vedete, famiglie con storie importanti, significative. C'è un dato che qualifica subito l'esperienza di vita biografica di Furio Jesi, che muore molto giovane, muore a 39 anni, muore nel 1980 a Genova per un incidente domestico, per uno scherzo del destino, quindi. Di una morte che lo porta via prematuramente, ma fa in tempo a scrivere più di uno scaffale di biblioteca, a lasciarci testi importanti, fondamentali del secondo Novecento italiano, fondamentali per l'oggi. Ho qui con me, non ho potuto portarmi tutto, quello non a cui tengo di più, però diciamo forse il suo capolavoro più compiuto, se si può dire, nell'edizione di un anno capitale, 1968, Letteratura e mito. Libro che scrive negli anni 60, appunto. Peraltro aveva già esordito, un altro tratto importante da tenere presente per leggere Furio Jesi, essendo del 41, aveva esordito nel 1956, quindi è un vero enfant prodige, che, come accennava Cecilia Ghelli, lascia gli studi chiedendo alla madre di ritirarlo dal liceo classico Alfieri, dove studiava a Torino, perché facevano cose che non gli servivano e non gli interessavano più. Essendo molto intellettualmente dotato, come dire, sentiva di perdere tempo. La madre, donna coraggiosa, si consultò con amici di famiglia, lo accontentò e Furio Jesi, tra i 15 e i 16 anni, cose impensabili oggi, con una borsa di studio va al Cairo a cominciare quegli studi di egittologia e di archeologia che poi lo portano verso l'etnologia, che qualificano, caratterizzano la sua ricerca degli anni, soprattutto seconda metà degli anni 50. Poi negli anni 60 gli studi che portano a Letteratura e mito e a tanti altri libri ancora, una terza e ultima stagione sarà quella dell'ultimo decennio di vita, gli anni 70, ma di questo non vi parlerò, perché per me lo spartiacque è costituito proprio da questo libro che vi mostravo prima, L'esilio, che è un libro di poesie, 1970, esce a Roma da un editore che non c'è più, si chiamava Silva, che pubblicava cose molto interessanti in quegli anni. E perché ve ne parlo e perché me ne sono occupato? Aveva un cenacolo, piccolo cenacolo, gruppo di cultori Furio Jesi, specialmente nella scuola di un filosofo molto, molto noto come Giorgio Agamben, i quali però, a cominciare da Agamben, lo hanno studiato da filosofo, giustamente, hanno studiato la sua ermeneutica del mito, diciamo così, alla quale si dedica negli anni 60 soprattutto. E quando io, per circostanze del tutto, diciamo non legate direttamente a Jesi, circostanze di studi, mi sono trovato a conoscere la madre di Furio Jesi, ho appreso, grazie a lei, che me ne fece dono,
Questo libro di poesie, mi sono detto quale occasione più ghiotta per un italianista che scoprire che Furio Iesi non è solo un pensatore, un etnologo, eccetera, ma anche un poeta. E non solo, studiandolo, approfondendone la conoscenza e la lettura, mi sono reso conto che questo libro di poesie era da lui collocato al centro della sua opera. È una cosa che dico sempre perché dà molto bene l'idea di come pensava la poesia in quegli anni Iesi. Dice: tutto quello che ho scritto è poesia, e quindi in qualche modo confluisce il messaggio, il senso di ciò che scrive nel luogo, cioè questo libro, dove la poesia, come dire, prende forma in senso proprio, letterale. Quindi, ho studiato un po' di anni, insomma, mi sono dedicato all'edizione che Cecilia citava, ma vengo adesso, dopo questo breve cappello introduttivo, al merito della lettura che vi propongo, appunto politica e poesia. Allora, intanto lascio scorrere, cioè faccio scorrere, sperando di non fare troppi guai col computer, i testi. Confido che si leggano, altrimenti proviamo a ingrandire un po'. Io ho riportato questo primo brano, che è del 69. Tenete conto che le poesie dell'esilio, così si intitola questo libro, Iesi dice, ed è così, di scriverle tra il 63 e il 69 per poi pubblicarle nel 70. Quindi questa affermazione è perfettamente contemporanea dei testi che abbiamo qui. E parla molto chiaro. Intanto lo sappiamo bene, sono anni in cui praticamente tutto, nell'esperienza di un cittadino, di un intellettuale, tutto, quasi tutto, per dirla un po' semplicemente, era politica. Quindi non fa così stupire. Ma Iesi questa cosa la dichiara e la lega alla sua scrittura. Non ci proponiamo qui di affrontare dal punto di vista teorico, nella sua globalità, il problema dei rapporti tra letteratura e ideologia. Il saggio dove scrive questo ha già un titolo che parla da solo, Sovversione e memoria. Desideriamo invece discutere alcune possibilità di usufruire di elementi letterari, gli elementi letterari lui li possedeva molto bene, e ideologici, ai fini della lotta contro la società borghese e contro il sistema capitalistico. Vedete, politica e letteratura, politica e poesia. Del resto, vale la pena, cosa che ho fatto, di portarvi qualche immagine, recuperata non lontano da qua, la biblioteca, gloriosa biblioteca Sormani, che mostrano come in quegli anni, tra il 68 e il 70, Furio Iesi collabori con l'organo di Giustizia e Libertà, cioè con questa rivista, che si chiama Resistenza, Giustizia e Libertà, pubblicando degli articoli che sono delle importanti riflessioni militanti su temi scrive sul Vietnam, scrive sulla strage di Piazza Fontana, scrive sui colonnelli in Grecia. Adesso non ho tempo di mostrarvi tutto, poi non voglio fare troppi guai qui con il PC, ma diciamo, questa è un'immagine, questa è un'altra, collabora costantemente. Vedete, questo è un suo articolo, perché il Vietnam resiste. Vedete, questo fatto che, come dire, la parola, la scrittura si lega a una militanza politica, è un dato concreto che fa parte della sua esperienza quotidiana in quegli anni. E poi però vengo al secondo termine del titolo che vi ho proposto, umanesimo, perché poi quello che occorre mettere a fuoco, perché umanesimo è una parola su cui nel suo senso lato ci intendiamo più o meno tutti qui, però occorre capire meglio che cosa voglia dire questo umanesimo per Iesi, se in qualche modo, forse oso dire, in questo luogo dove avete riflettuto sull'umanesimo, grazie a Ferruccio Capelli, se ci serve anche a qualcosa per noi oggi questo umanesimo. Allora ho pensato di trascrivervi una lettera tra le più belle di Iesi, che devo dire scrive veramente in modo molto intenso, per il suo maestro elettivo, Caro Licherini, del quale non era mai stato allievo, ma a un certo punto, come direttore di un centro etnologico, aveva 16 anni, su carta intestata che si fa fare lui, gli scrive autopresentandosi e inizia un carteggio, un botta e risposta tra lui e Chereni, molto serrato, molto intenso, che è stato pubblicato da Quodlibet un po' di anni fa, a cura di Andrea Cavalletti, Demone e Mito. Sono le sue lettere con Chereni. Splendide, un carteggio mirabile, anche per quanto c'è dentro per quanto riguarda la riflessione sul mito, ma per l'umanesimo, in una lettera che Reni, una lettera non pensata per essere pubblicata, dice forse la cosa per noi questa sera più significativa.
Ho pensato a lei, Iesi Achereni, la sera del 25 di settembre, ascoltando alla radio il concerto numero 3 per piano e orchestra di Béla Bartók, trasmesso da Budapest. Quella musica mi ha permesso di riconoscere una serenità profonda anche nella sorte di chi vive in esilio. Chereni era in esilio perché, diciamo, il regime che governava in Ungheria, ovviamente filo sovietico, l'aveva espulso, insomma, era stato in forte tensione con, non ricordo il nome del politico che governava allora, e diciamo di lì in poi Chereni sceglie l'esilio per evitare la prigione, la persecuzione eccetera, vive e morirà nel Canton Ticino, non ricordo esattamente se muoia ad Ascona, ma vive con la famiglia, la figlia e la moglie ad Ascona. Quindi questo esilio è reale, non è una metafora. Ricordandomi la grande parola di Novalis, è una frase celebre del romanticismo, uno dei luoghi comuni del romanticismo tedesco. Dove mai andiamo? Sempre a casa. Esse cita così Novalis nel suo pellegrinaggio in Oriente. E mi sembra che nulla possa significare meglio il valore profondo della vita di chi sceglie il vagabondaggio per fedeltà alla libertà e all'umanesimo. Quella casa, tra virgolette, non è forse il luogo nascosto entro ciascuno di noi ove l'uomo si riconosce tale fra gli uomini? Ecco, questo è l'umanesimo per Furio Iesi, un esilio nel quale paradossalmente nell'erranza, nell'itinerario, nel viaggio scopriamo dell'esistenza di una casa dove si può essere uomini fra gli uomini. Quella casa non è forse il luogo nascosto, appunto, ho già letto. Lei ha dedicato la sua vita allo studio delle religioni e del mito. La sua vita allo studio delle religioni e del mito. E di qui in poi Iesi si proporrà sempre come storico delle religioni, prima ancora che come storico ermeneuta del mito. Il suo viaggio è dunque sempre un andare a casa. In questo luogo che è fondamento di un'ipotesi umanistica dove ci scopriamo singoli, ma uomini con gli uomini, con gli altri uomini, uno e tutto, singoli e plurali, diciamo così. 27 settembre 1965, poi va messo a fuoco il ritratto intellettuale di Iesi, tenendo conto di quello che vi ho detto adesso, per avanzare, attraverso un altro brano importante di qualcuno che è stato suo maestro per davvero, cioè questo anche Chereni poi a un certo punto lo incontra, ma lo incontra una volta e poi terrà la sua commemorazione funebre ad Ascona, ma insomma invece con questa personalità entra in contatto diretto, era una persona che faceva parte della sua cerchia familiare, nella Torino della madre, figura dimenticatissima, che scrive il primo o forse il secondo libro della appena nata casa editrice Adelphi, per dirvi di chi si tratta. Figure oggi totalmente rimosse dalla cultura italiana. Le ragioni sarebbe interessanti vederle e è possibile metterle a fuoco. Si chiama Albino Galvano. Questo libro Adelphi che vi dicevo si intitola Artemis Efesia, studio sulle forme del politeismo greco. E poi scrive un altro libro importante si intitola Per un'armatura, pubblicato all'epoca dalla casa editrice Lattes e poi recentemente pubblicato in Anastatica dalla Fondazione Bottari Latte. Ad ogni modo, Albino Galvano, che Iesi ha conosciuto, e essendo più vecchio di lui di più di una generazione, era della leva della madre, lo ha visto morire purtroppo, l'ha dovuto commemorare, detta un testo che viene pubblicato in una raccolta di atti del 1983, quindi a 3 anni dalla morte, che si intitola Esperienza religiosa e coscienza storica, dialogo, scontro e metafora, che fissa un ritratto esemplare e insuperato di Iesi, che ci aiuta anche a cogliere un aspetto che ci porta un po' più in là dentro questo percorso tra politica e poesia, termini che potrebbero sembrare antitetici. Permettetemi solo una piccola parentesi, dovevo dirlo prima, ma tengo a dirlo, lo faccio adesso. Non è una poesia nel senso della poesia civile come va di moda da un po' di anni e come imperversa oggi. Non vuol dire fare politica e poesia, non vuol dire tematizzare temi politici e civili politicamente corretti. Iesi non è questo. Quindi non è poesia civile, diciamo, della linea nobilissima per le origini, Parini, vatte la pesca. No, è un'altra cosa. Detto questo e chiusa la parentesi, leggiamo il brano di Albino Galvano. Quindi.
Lo taglio un po' perché, diciamo, Albino Galano si interroga su una questione. Com'è possibile, ma è una questione dietro la quale traspare la personalità di Iesi, storico delle religioni. Nello statuto di chi studia le religioni, cioè di chi applica criteri e strumenti razionali per studiare ciò che razionale non è, cioè la religione, c'è un'aporia che è caratteristica di questo intellettuale, caratteristica di Iesi. E occorre, per studiare scientificamente le religioni, collocarsi lungo un crinale che divide la razionalità da ciò che razionale non è e che in qualche modo esprime, quando è vissuto autenticamente, una tensione drammatica, dice Galvano. Quella tensione che Iesi ha testimoniato come storico delle religioni. Cioè come qualcuno che ha dovuto razionalizzare da studioso ciò che razionalizzabile non è e che è soprattutto dentro la sua interiorità, quel luogo dove forse possiamo sentirci uomini tra gli uomini. E allora, sono riflessioni ovvie, ma che forse non era inutile richiamare a capo di pagine dedicate al ricordo di un uomo come Furio Iesi, che quel dramma, quello che ho provato a sintetizzare adesso, ha vissuto in prima persona, con un'intensità contenuta dallo straordinario senso di pudore, dallo sprezzo di portare in pubblico i propri drammi interiori, non inferiore all'acume della sua intelligenza e al rigore delle sue esigenze scientifiche. In questo senso la lezione che ci ha lasciato è esemplare. Vediamo di trarne qualche stimolo nell'esaminare il problema che abbiamo sott'occhio. Mito e metafora. Qui abbiamo letteratura e mito. Letteratura è la metafora, il mito è il mito, ciò che sfugge alla ragione. Mito e metafora non possono essere nelle condizioni attuali della nostra cultura se non i termini, anch'essi metaforici, di un'inquietudine che uomini come quello cui è dedicato l'omaggio dei nostri scritti hanno avuto modo di tenere viva sul crinale difficile della doppia prospettiva dell'interiorità e della razionalità. L'interiorità, perché, come accennavo, è proprio forse nell'interiorità, in quello spazio segreto nascosto in ciascuno di noi, che sta un qualche accesso a quella casa dove siamo uomini fra gli uomini. Ecco, questo ritratto, devo dire, è insuperato, sono poche righe, ma niente è stato mai più scritto di così profondo sulla personalità di Iesi da parte di chi lo ha conosciuto. Del resto coglie nel segno Galvano, toccando un punto, cioè questa tensione di termini opposti che c'è sempre nel lavoro di Iesi, questo muoversi su un crinale difficile lungo la via che mette in contatto cose inconciliabili. Cecilia prima diceva la destra e la sinistra. Studiare la cultura di destra militando in giustizia e libertà e scrivendo su resistenza, giustizia e libertà, ma perché il proprio padre, se contano questi biografismi, era stato un ebreo fascista che era morto per le conseguenze di una ferita di guerra nella guerra coloniale, combattendo in Abissinia, poi tornato e, diciamo, dopo qualche anno muore per le conseguenze delle sue scelte. E questa era la radice paterna del dramma di Iesi, per così dire, che traspare, ma non voglio perdermi in questo, nella sua biografia. E allora cito un ultimo brano, questa volta ascoltando la voce di Iesi, da un saggio raccolto in Letteratura e Mito, che ha un titolo importante perché ci porta ancora un po' più in là nella nostra riflessione su politica e poesia. Si titola Mito e linguaggio della collettività. Quindi come questo terreno così sfuggente da definire, il mito, che confina o, diciamo, rappresenta il territorio dell'irrazionale, entra in rapporto con la collettività, nello spazio dell'interiorità del singolo. Vedremo in seguito. Ebbene, dice Iesi, una cosa importante, questo saggio tra l'altro è proprio dedicato a Caro Licherini, accogliere nella propria vita il manifestarsi del mito genuino, di pulsioni che dall'interiorità hanno preso forma nel corso della storia della civiltà, in miti appunto, ma che, come è il linguaggio che usa Iesi tra Chereni e Jung, sgorgano dall'interno della nostra e dagli strati profondi della nostra psiche, significa a rigore assumere un atteggiamento irrazionalistico, tale è il mito. Ma fin tanto che il mito è genuino, non tecnicizzato con determinate finalità, né deformato, cioè non usato strumentalmente, né deformato da chi vi proietta le proprie malattie o le proprie colpe, il nazismo,
Quell'atteggiamento può essere definito con le parole usate da Thomas Mann a proposito della psicoanalisi, virgolette, e tra l'altro è il carteggio Mann-Kereny questa formula. Il mito sarebbe la forma dell'irrazionalismo moderno che si oppone a ogni abuso reazionario. Il processo mediante il quale le immagini mitiche affiorano dall'inconscio alla coscienza costituisce, quando si tratta di miti genuini, anche una determinante di equilibrio umanistico, vedete, di equilibrio umanistico fra inconscio, l'irrazionale, e la coscienza, la razionalità. Vedete, è sempre in gioco l'interiorità, quello strato profondo della psiche dove forse c'è, si nasconde qualche cosa di quella casa dove possiamo sentirci e riconoscerci uomini fra gli uomini, ma che ci porta in un territorio pericoloso, rischioso, quello dell'irrazionalità, che deve entrare tuttavia in un rapporto dialettico con l'elemento razionale. Facendo questo, Jesi compie in quegli anni, che sono appunto gli anni 60, il decennio degli anni 60, un'operazione preziosa, rara, che alcuni altri grandi intellettuali italiani hanno compiuto, e, diciamo, parafrasando le parole che Jesi stesso cita, definirei così: la ricerca e l'indicazione anche per noi di una via non reazionaria all'irrazionale. Cerca e trova, devo dire, questo, in questo crinale arduo, una via non reazionaria all'irrazionale. Non possiamo liberarci facilmente dell'irrazionale. L'irrazionalità ci costituisce, c'è, è il nostro fondo oscuro, possiamo chiamarlo con la metafora che vogliamo. Forse anzi può essere il fondamento di un umanesimo, quindi non si può eludere per costruire un umanesimo autentico. Tuttavia deve entrare in rapporto con la parte in luce, con la razionalità. È appunto un crinale arduo, una via non reazionaria all'irrazionale. Si può dire, un primo punto d'arrivo che vi propongo, che in questo rapporto tra poesia e politica ciò che Furio Jesi ci propone intanto è questo, e si può anche dire dal 2019 che questo è tragicamente, radicalmente mancato alla cultura italiana. Lo hanno attuato, fatto pochi grandi testimoni della nostra cultura. Mi viene in mente, lo cito spesso nelle conversazioni con Cecilia Ghelli, è un nome ovvio, ma da questa prospettiva mica tanto, Pierpaolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, pochi anni prima, L'essere con te e contro di te, con te nel cuore e contro di te nelle buie viscere, è lo stesso crinale. Diciamo rielaborando l'eredità di Gramsci da una prospettiva di sinistra, ma con te e contro di te nelle buie viscere, che non si possono eludere, non si possono, perché se le si, come dire, mette sotto il tappeto e non si fa i conti con quella parte che costituisce l'umano, non si costruisce granché, si costruisce su basi fragili. Lo stesso Primo Levi, attraversato gli inferi Levi, e si definisce un centauro, come pedagogo, perché, come pedagogo era il centauro Chirone, perché ha una natura anfibia, ha la natura anfibia di chi è stato ad Auschwitz e poi deve ricostruirsi una vita nel consorzio umano, ma porterà dentro di sé una ferita non rimarginabile, una natura anfibia, avrà visto gli inferi e dovrà, come dire, e infatti, diciamo, uno dei testi fondativi di Kereny per Jesi è questo Le Médecin de Vin, un testo scritto, pubblicato nel 1948 da Kereny, testo mirabile per una casa farmaceutica svizzera, che studia il mito del centauro Chirone come educatore di Asclepio, il medico mitico Asclepio. E che cosa dice? Tenendo conto che il centauro Chirone è una figura scelta come proprio emblema tanto da Pierpaolo Pasolini quanto da Primo Levi. Quindi questi miti ritornano, poi sgorgano e rampollano là dove devono. Se mouvoir avec aisance dans les ténèbres de la maladie, muoversi con agio nelle tenebre della malattia, trovarvi i germi della luce della guarigione, provocare questa apparizione, epifania luminosa di Asclepio, il medico divino che nasce, voilà chi è contradictoire con Chiron même. Ma se non si parte da questo crinale, di nuovo, che anche la figura, il mito di Chirone, incarna, non ci sarà guarigione, non ci sarà terapia, non ci sarà medicina che tenga, se non si sa attraversare e tesoreggiare le tenebre. E infine questo brano, l'ho evidenziato perché è il più rappresentativo, che poi ci porta a poter parlare del libro di poesia,
Questo di Iesi, un testo mirabile, in attualità della rivolta, in un testo politico per eccellenza, studia la rivolta spartachista del 19, Spartacus, tenuto conto di queste premesse capirete che questa è la nozione che Iesi ha dell'umano, ha dell'uomo, dell'io, di questa coscienza che deve essere singolare e plurale nello stesso tempo, capace di attraversare gli inferi e di riemergere. L'io autocosciente, da parte sopra, la razionalità, non è un oggetto proprio della vita progressivamente eroso dalla morte. Il nostro tempo non si riduce a una linea a cui la morte porrà fine. Esso è piuttosto la sintesi o l'elemento comune della vita e della morte, presente nell'essere umano, che è posto nell'intersezione tra vita e morte. Vedete Chirone, il crinale di cui vi parlavo prima, la razionalità e l'irrazionalità, gli strati profondi della coscienza e ciò che sta in luce, tornano in questa definizione che è quasi un emblema di ciò che per Iesi è l'umano. L'elemento comune della vita e della morte presente nell'essere umano che è posto nell'intersezione tra vita e morte. L'io dunque conosce insieme la vita e la morte, la permanenza e la distruzione di sé, il tempo storico e il tempo del mito. Il tempo storico e il tempo del mito, queste due dimensioni del tempo, di nuovo facciamo un passo ulteriore, che nessuna ipotesi genuinamente, autenticamente umanistica può permettersi di eludere. Si capisce, in quegli anni politicamente era un'ipotesi provocatoria e non facile, perché anche chi contestava si muoveva lungo il tempo della rivoluzione, che è un tempo progressivo, un tempo lineare. È di quegli anni un libro che è quasi un manifesto per potervi mostrare contro cosa, come dire, andava a cozzare la proposta di Iesi. Aveva dalla sua parte questi intellettuali tedeschi che venivano dalla tradizione di studi a cui Iesi stesso attingeva, un libro appunto quasi manifesto celeberrimo di quegli anni, settima edizione nel 68, Herbert Marcuse, L'uomo ha una dimensione. Sia a sinistra che a destra trionfava e trionfa ancora oggi, forse oggi siamo senza più qualunque dimensione pensabile, ma diciamo l'uomo ha una dimensione, invece no, un uomo che sia Chirone, anfibio, che sia capace di, come posso dire, di vivere entrambe queste dimensioni della propria individualità, della propria singolarità, la vita e la morte, ma soprattutto il tempo storico e il tempo del mito. Allora vengo rapidamente a questo punto. Che cosa ha tutto questo, se questo è l'uomo per Iesi, al libro di poesie, all'esilio, di cui qui visualizzo l'indice. Prima di visualizzare l'indice voglio mostrarvi, perché è un oggetto d'antan molto suggestivo, diciamo, io me ne sono appassionato. Vanna Chirone mi fece l'onore, il regalo immenso, nel suo splendido salotto di una volta, dove c'erano dipinti di Casorati, vecchie memorie di una Torino scomparsa, di regalarmi la copia che il figlio le autografò. Quindi ho la copia alla mamma. Ora vi mostro delle fotografie di tutto questo, se riesco a ritrovarle. Ecco, intanto questa è la copertina. Scusate, è un po' storto, proviamo a drizzarlo. Vedete, copertina mirabile. Tra l'altro sono andato a controllarmi i numeri della collana, di questa collana di poesia di Silva. La collana non ha tutte le copertine uguali, questa copertina è proprio un simbolo di ciò che sta nel libro. Furio Iesi, l'esilio, la collana, le miniere seconda serie, il frontespizio e poi questa la dedica alla madre. Avete qui una citazione dallo Zohar, che in realtà, cioè da un testo canonico della tradizione della mistica ebraica, che in realtà in quegli anni Iesi desume dalla lettura di un libro capitale uscito nel 65 in Italia, Le grandi correnti della mistica ebraica di Gershom Scholem. Si appassiona, scriverà anche a Scholem dopo che regna. L'impulso dal basso richiama quello dall'alto. Chiosa alla mamma, non è proprio la legge di Archimede, ma un poco vi somiglia. Furio, marzo 1970. Ho persino trovato la busta nella quale questo libro viene spedito da Iesi alla madre, che in quel momento si trova a New York, alla Columbia University, dove il marito, che era un uomo illustre, era stato allievo di Enrico Fermi, insegna fisica.
Lallo Chirone, figlio di Barbara Lasso, ma insomma questo ci porterebbe un po' troppo lontani dal nostro crinale. Allora, torniamo all'indice di questo libro, qui si dice che i testi sono del 63-69, eccolo qua. Mi sono trovato di fronte un oggetto per me misterioso, perché appunto non era la poesia civile nel senso un po' fragile, debole, che siamo purtroppo abituati a pensare oggi. Testo un po' criptico, misterioso. Tenete conto che questo indice figurava con i titoli di quelli che ora posso dire si possono definire dei poemetti allineati, con una sola differenza, che da questo testo in poi i titoli compaiono in corsivo. Oltre al fatto che nei testi non si capiva granché, siamo negli anni 60, neoavanguardia, clima sperimentale, lo scrivere oscuro, come lo definisce Primo Levi, trionfa sulla scorta delle avanguardie di primo Novecento. Però, insomma, studia che ti studia, leggi che ti leggi, incomincio a dirmi, oibò, qui c'è un filo narrativo in questi testi, se così si può definire, c'è una linea del tempo in questo testo scritto da un uomo che pensa che l'uomo sia almeno due dimensioni del tempo, una lineare e una che lineare non è. Quella lineare va da l'esilio a Outremer. Diciamo, l'arco narrativo che tende questi due testi tra esilio e Outremer è quello della grande tradizione degli itinerari a Gerusalemme, dall'esilio, dall'erranza verso oltremare. Outremer è il mito dei crociati che vanno a liberare la Terra Santa, il Santo Sepolcro. Quindi in qualche modo questa è la cronaca di un itinerario. Dove andiamo? Sempre a casa, come scrive, citando Novalis, esse nel pellegrinaggio in Oriente. È un pellegrinaggio in Oriente. Da chi ha scelto l'erranza e il viaggio perché sa che quello è essere fedeli a quel luogo profondo dove ci scopriamo uomini con gli uomini. Va bene, l'esilio e Outremer sono l'inizio e la fine di questo testo, ma questi? Questi sono in corsivo perché questi non sono altri poemetti del libro, sono cinque sottopoemetti di questo che è l'ultimo. Outremer è diviso in altri cinque testi, vale a dire, per farvela breve, che questo testo è costruito a un'architettura che è pensata come un gioco a scatole cinesi, una matrioska, dove Outremer replica la struttura dell'esilio, cioè esilio e Outremer, l'erranza e la dimora, sono una interna all'altra, sono complementari. Come la vita e la morte, il tempo e l'eterno nell'esperienza di chi si sente uomo tra gli uomini e che non elude la parte in ombra. E quindi, diciamo, sempre per abbreviare molto il mio percorso di lettura, questo libro viene un poco a essere, grazie a questa architettura, il simbolo, e uso questo termine in modo forte, proprio il simbolo, la visualizzazione di questo di questa definizione dell'uomo, che, di un io che conosce insieme la vita e la morte, la permanenza, la distruzione di sé, il tempo storico, l'itinerario dall'esilio a Outremer, e il tempo del mito, ciò che sta al di là dell'oltremare, ciò che stava a Gerusalemme, nella Gerusalemme celeste e così via. Quindi capite perché finalmente mi resi conto del perché della centralità di questo libro. Era ciò a cui Iesi affidava la sintesi del suo messaggio, che era insieme letterario, culturale e politico. Perché si trattava, grazie a quella coscienza dell'umano, non a una dimensione, di fondare o di proporre un'idea dell'uomo. E vediamo un poco di darvi qualche esempio di questo. Vedete, sarebbero tutti affascinanti i temi dei poemetti, sono i grandi temi della cultura occidentale. Li definisce in un comunicato stampa, che è una summa di poetica, Furio Iesi, li definisce una serie di luoghi comuni. L'unica poesia lecita durante l'esilio è una poesia capace di articolare luoghi comuni, dove luoghi comuni va preso nel senso più debole, luoghi usurati, perché sono stati ripetuti centinaia, migliaia di volte all'infinito, e luoghi comuni nel senso luoghi dove ci riconosciamo in comune uomini tra gli uomini, capaci di essere metafore di quel luogo nascosto nel profondo di noi dove siamo uomini insieme agli altri uomini.
E in più, per dirvi della dimensione politica e collettiva in cui intendeva la poesia Iesi, in quel comunicato stampa pensa che questi testi siano scritti per essere compitati dalla voce umana recitante, secondo, cito a memoria, una cadenza rituale, un determinato rituale. Erano scritti per un happening, per dar forma a un incontro collettivo, non come dei bollettini delle Brigate Rosse, scusatemi, insomma, il riferimento un poco banale, ma come testi in cui, tenendo insieme la vita e la morte, il razionale e l'irrazionale, ci si sentisse uomini insieme agli altri uomini, compitando, recitando, secondo una cadenza rituale, un determinato rituale, questi testi che ci parlano della nostra natura anfibia, nella loro oscurità, nel loro declinare oscuramente echi di luoghi comuni. Ma poi veniamo un po' più da vicino ai versi. A questo punto mi si chiariva anche un po' meglio, devo saltare un poco di citazioni, le ho messe perché poi se volete sono a disposizione, che del resto in quegli anni Iesi, studiando il mito, metteva a fuoco l'itinerario di questo libro di poesia e di questa avventura intellettuale su un crinale. Ad esempio studiando il mito degli Argonauti, un viaggio dal mito alla storia, 1967. L'impresa argonautica può essere considerata sotto un duplice aspetto, come simbolo dell'espansione micenea verso il Caucaso, ove si colloca la Colchide, e come rituale di iniziazione degli adolescenti. Lui non era molto più che adolescente quando scrive questi testi, quindi sta proprio parlando di sé, cui le fondamenta sacrali della società imponevano di penetrare nell'aldilà al fine di tornare con il tesoro di forza e di conoscenze custodito dai morti. La Colchide, infatti, è un'immagine del regno della morte, da cui il sole sorge nel suo cammino di ogni giorno e ove ritorna ogni notte. L'avventuroso viaggio degli eroi greci verso la Colchide equivale dunque a una calata negli inferi, outremer, una calata negli inferi. Esso si compie sul mare, poiché le onde, come il viaggio oltremare, poiché le onde marine, pronte sempre ad aprirsi, ad imprigionare i naviganti nell'aldilà, sono il confine tra il regno dei vivi e il regno dei morti. Ed è la sintesi del suo libro di poesia, del suo itinerario dall'esilio a Outremer. E anche, è molto suggestivo questo, perché tra l'altro gli echi danteschi nei testi che Iesi, anche nell'esilio, e poi, scusate, ma che cosa è Dante se non il fondatore della letteratura italiana come esule, come grande esule? Esule sia in senso storico che in senso morale, anagogico e allegorico, perché esule come in exitu Israel de Egitto, cioè è in esito e in esilio in questo Egitto che è la vita di tutti noi, in attesa di attingere la patria che Dante, per grazia divina, ha nella visione celeste, nell'Empireo, nel 33° canto del Paradiso, proprio citando il mito degli Argonauti, un punto solo, ma maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Quindi Iesi sa anche che, citando il mito degli Argonauti, si colloca nella, diciamo così, nel filone più autorizzato della tradizione alta della letteratura italiana, e questo gli importa molto, perché ha anche molta ambizione. E in quegli anni scrive un romanzo, L'ultima notte, che esce postum, ma fece in tempo a farlo leggere a Italo Calvino, che era da Einaudi in quel momento, che ne legge il dattiloscritto, e si intitola appunto L'ultima notte, un romanzo che ha per protagonisti dei vampiri, e il vampiro poeta parla, pronuncia a un certo punto dei versi danteschi, ma parecchiava sostenere la guerra, sì del cammino, sì della pietate, che ritrarrà la mente del che non era. Quindi di nuovo un itinerario d'esilio verso l'oltremare, verso quella dimensione a cui non possiamo fare a meno se vogliamo conoscerci fino in fondo radicalmente uomini. È una conoscenza, quella della poesia, estatica. Non c'è forse il tempo di insistere troppo su questo aspetto, ne deve la messa a fuoco, la nozione, in particolare alla lettura della poesia di Ezra Pound, che appunto è un grande maestro dell'avanguardia e di destra. Pensate, citare Ezra Pound in quegli anni lì, poi diventa di moda, certo, una certa lettura di Pound, però significava
per un autore della radicalità di Esi, fare i conti con un'eredità scomoda, difficile. Sappiamo tutti qual è stata la parabola di Pound, i discorsi alla radio italiana per Mussolini, eccetera, eccetera. Eppure la poesia di Pound è Boris de Rakewitz che firma la prefazione alla ceramica egizia. Boris de Rakewitz era un uomo esoterista, studioso di nuovo del mito, delle antichità egizie, ma da posizioni di destra piuttosto estrema e radicale, anche imbarazzante e scomoda qualche volta leggendolo, anche se ha scritto libri e testi importanti. Con tutto questo Iesi fa i conti, non si esime dal farne i conti. C'è poi un testo bellissimo che dice anche, ma questo comporterebbe una lettura più dal di dentro del libro che abbiamo qua, dell'esilio, che questa estasi, questa catabasi, questo viaggio oltremare canonicamente si compie grazie al volto di una fanciulla, grazie a un amore, grazie a un grande amore. E lo dice il poeta vampiro nell'ultima notte, dandoci una chiave di lettura per i versi amorosi dell'esilio. Le dirò dunque una cosa più vera. La mia prima poesia la scrissi per indurre una fanciulla ad ammirarmi ed amarmi. E così tutte le altre della mia giovinezza. Quando scrivevo, mi chiedevo ad ogni istante se le mie parole sarebbero state giuste per lei. La sua approvazione era la mia certezza. Quando ebbi il coraggio di chiederle di amarmi, mi rispose di no. Restiamo così, disse allora, è più bello. E fra noi vi fu una mortale identità, poiché costringerla ad amarmi, io usai della mia arte che nasceva in me per distruggermi in lei ed averla così. Giunsi a distruggermi. E quando tutto il mio io fu aperto, questo aperto è un tema rilchiano, altro grande autore di Iesi, Rilke, quando perse la sua forma per divenire puro aperto, allora sentì di fissare un volto qualcosa che non era più lei, il volto della Gorgone, il volto della morte, perché ha uno sguardo terribile la morte, ci appare come una gorgone con i capelli frammisti di serpenti, perché noi la vediamo dalla nostra singolarità, paurosa, chiusa in se stessa. Ma se solo si recupera quello sguardo delle origini, in cui la morte è semplicemente il passaggio di un rito iniziatico per dare, come dire, autenticità e pienezza all'esistenza, smette di avere quel volto orribile. Giunsi a distruggermi, quando tutto il mio fu aperto, quando perse la sua forma per divenire puro aperto, allora sentì di fissare in volto qualcosa che non era più lei, di Gelipte, l'amata, ma un'effigie mortale che mi tirava a sé, bella, in cui calavo, non ero. Allora fra di noi fu il buio, ed allora il suo volto non mi ha lasciato, sempre bello, sempre mortale. Esso ancora oggi dinanzi a me, sempre in lui mi distruggo. Vedete come la catabasi e l'estasi in questa poetica sia, come nella tradizione letteraria italiana, occidentale, un'estasi amorosa in un testo come questo. Vengo ora, per avviarmi a concludere, ringraziandovi della vostra attenzione, a qualche verso. Questi sono i versi iniziali della raccolta. La raccolta comincia così, con un testo che si intitola L'esilio. Da molte stagioni, forse dall'ora in cui nacque, egli dura in esilio, non nel fondo di sé, ma nell'umida sera che la pelle trascorsa dal vento chiude suo corpo. Chi giace ormai silenzioso, liberato da attese e stagioni, non è morto né gravido di frutti, resta un poco dolente al limitare della vita che senza lui trascorre. Non ascolta nel corso delle sere l'onda del tempo che egli conobbe, libero e taciturno, ogni dolcezza ignora ormai, lontani lumi invano destano solitarie apparizioni di gioia nel muto cuore. Poi sempre nello stesso testo dura nei mari estremi un tacito volto di noi. E allora occorre porsi una domanda, sarebbe bello leggere ancora ma non voglio farla lunga. Chi è l'io, il soggetto che dice io, ma che dice anche chi, dice anche noi? In queste poesie. Ecco, diciamo pure che grazie a un procedimento molto abile, a una tecnica poetica abilissima di astrazione, questo testo rappresenta l'esperienza di una singolarità che, guardata così dall'alto, che è l'esperienza di uno, nessuno, centomila. Questo io è Iesi, è suo padre, sono io, forse ciascuno di noi, se questa poesia è riuscita davvero nel suo
nel suo porsi come poesia da dirsi dalla voce umana recitante secondo un determinato rituale, una determinata cadenza rituale. Deve essere quel poema che rappresenta la battaglia di tutti e di nessuno, di me come singolo, la battaglia contro quel demone che mi chiude nella mia singolarità, nel mio isolamento un po' geloso, un po' egoistico di sé, del proprio corpo, della propria coscienza, della propria storia, e nello stesso tempo, che tuttavia è legittima questa singolarità, fa parte della nostra esperienza di uomini, e nello stesso tempo però coincidente con la battaglia di ciascun altro. Io e tutti, un io e egli e tu. In queste poesie siamo continuamente di fronte a un'oscillazione di questi tre pronomi, sono stranianti e non le capiamo a prima vista, perché non capiamo mai chi è che dice io, perché appunto io lo dice Iesi, lo dice ciascun singolo che è tuttavia per lui, per la sua poesia, ciascuno di noi, che compie questa discesa nei propri inferi metaforici per poi farvi ritorno più ricco, più uomo, più uomo tra gli uomini. A questo proposito leggeva Iesi, vale la pena ricordarlo, un bellissimo, anche questo un po' dimenticato, anche se l'ha ripubblicato Bollati Boringhieri, libro di questa studiosa tedesca del mito, Paula Philipson, che era stato tradotto e pubblicato in Italia, appunto, pubblicato in Germania nel 1936, poi tradotto in Italia nella straordinaria collana viola, arcinota di Ernesto De Martino e Cesare Pavese, che aveva messo a disposizione che cosa? Di Iesi, la madre di Iesi era in contatto con Pavese, eccetera, eccetera, insomma, è sempre quella cerchia torinese molto colta a cui Iesi poteva attingere per privilegio familiare. Quindi, come dire, in casa propria, presto, i libri della collana viola. Che cosa sono? Sono quella collana di studi di etnologia, antropologia, storia delle religioni che aggiornano finalmente, dopo il ventennio, la cultura italiana su quella, come dire, esplorazione positiva, razionale dei territori della irrazionalità che si era compiuta nella cultura europea, soprattutto tra l'Inghilterra e la Germania, Fraser, il ramo d'oro e via discorrendo. Tra questi c'è anche, preziosissima per capire che cosa sono questi versi, questa Paula Philipson che riflette in un saggio introduttivo su il tempo del mito, anzi il tempo nel mito. E vi leggo solo due brani perché ci dicono qual è il tempo di questa poesia, il tempo di questa nozione dell'uomo come creatura anfibia che sta lì tra vita, sta lì nello spazio dell'intersezione tra vita e morte, tra tempo lineare ed eterno, ma che non si riduce all'uomo a una dimensione. Ebbene, Platone ha distinto le due grandi specie di tempo, appartenenti rispettivamente all'essere e al divenire. Da esse è opportuno partire se si vuole comprendere il tempo proprio del mito, che è anche il tempo dei miti che ricorrono, che sgorgano in Iesi e ricorrono in questi testi. Lion e il Cronos, l'essere e il divenire. E poi ancora, più importante ancora, come diretta conseguenza di quello che la Philipson sta studiando ed esaminando, l'incontro dell'essere con il cosmos cronicos, il tempo lineare con l'eternità, l'incrocio tra queste due dimensioni che ci appartengono, produce un cosmos simbolicos. Ecco, se io dovessi dire, per concludere, che cosa ritengo vitale nell'eredità di Iesi per un umanesimo, direi proprio il recupero di questo cosmos e tempo, cronos simbolico. Viviamo tutti in un tempo disgregato, che forse non è nemmeno più lineare, forse grazie a questa eredità, a questi maestri, dovremmo recuperare la pienezza, se così si può dire, insomma, la pertinenza, la profondità di un tempo, di un cosmo e di un tempo simbolico. Grazie. Spero di non avervi, come dire, sono a vostra disposizione, abbiamo cominciato con il quarto d'ora accademico, mi avevano detto circa 50 minuti, così ho voluto fare, prego. Se ci sono delle domande mi fa piacere rispondere. A
me ha colpito questo riferimento a Primo Levi moltissimo, perché mi ritornano in mente le pagine di Se questo è un uomo, dove c'è proprio questo motivo della, diciamo, dell'ambivalenza, no? E dei poli opposti, e che però mi sembra che lui risolva con questa scrittura bellissima, quasi magica direi, seguendo però un ragionamento quasi scientifico, insomma, cioè per non, l'emozione trasale, ma lui la controlla in maniera fortissima. Poi tutti i riferimenti, per esempio, che fa Dante, così, quasi giocati come un ricordo, forse nemmeno tanto impegnativo, che lui mette sulla pagina. Mentre invece mi sembra che Niesi questo discorso dello stile sia un discorso molto più quasi barocco, non so come dire, perché le immagini, non so, guardavo la pupilla, che poi è la pupilla di Rilke, certo. Oppure so anche questo di stagione in stagione, di secolo in secolo duro, statua dell'uomo, marmo privo di pace, cioè con queste immagini troppo umano, addirittura forse Nietzsche, insomma. Sì, beh, ecco. Nietzsche c'è dietro questo. E poi è interessante anche il rapporto di Chirone tra Pasolini, cioè Chirone che sta tra Pasolini e Levi, insomma. Ma grazie. Certo, allora sì, questo ricorrere del mito di Chirone è pertinente, perché lo vediamo nelle pagine di Chereni che Iesi legge. Iesi tra l'altro si vuole pedagogo, non ho detto che scrive un meraviglioso libro per la scuola, un'antologia di testi greci per i primi anni del liceo classico, che si intitola La vera terra, che è un modello insuperato, la prefazione di Georges Dumézil, è un libro insuperato. Fa un'infinita tristezza, con Cecilia ho condiviso delle esperienze di redazione di testi per la scuola non finite benissimo, diciamo. Quindi se si pensa cos'è l'editoria, al macello orrendo, vergognoso che è l'editoria scolastica oggi, scusate se mi esprimo così, ma appunto mi brucia, e penso a quel libro di testo, che era poi del 73, se non ricordo male, si misura l'abisso tragico che ci separa da quegli anni. E il cammino all'indietro che è stato fatto. Ma detto questo, è molto giusto il riferimento, come dire, a un barocco di Iesi, nel senso che Iesi che cos'ha di barocco? Ha ciò che il barocco contribuisce a fondare, prima ancora del romanticismo, cioè l'avanguardia. L'avanguardia con quello che Primo Levi definisce molto bene il suo scrivere oscuro. Però, di nuovo, è un testimone autentico del fare una scrittura, una poesia d'avanguardia, Furio Iesi nel secondo Novecento, quando siamo in epoca in Italia, dopo Sanguinetti, eccetera, di neo-avanguardia e di stagione neo-sperimentale. Vale a dire, ce l'ha insegnato Leopardi, la moda e la morte sono sorelle. Quindi l'avanguardia deve porsi il problema del suo vincolo con la morte, non può diventare moda se non si lascia inghiottire dalla morte. Se diventa una moda letteraria, come spesso nella cultura italiana la neoavanguardia è diventata, così come la poesia civile di cui parlavo prima, appunto non si muove su quel crinale difficile con radicalità, ma si fa, senza rendersene conto, inghiottire dalla morte, di cui Leopardi, alle soglie della nostra modernità, ci ha detto: moda e morte fanno lo stesso lavoro, ci superano, lavorano per sostituirci da una stagione all'altra, la moda e la morte. Sono sorelle. Ecco, se uno dei saggi di letteratura e mito si intitola invece, con la radicalità di cui è capace Iesi, Avanguardia e vincolo con la morte. Cioè, se io voglio essere un poeta d'avanguardia, non posso esimermi dal rendermi conto, come hanno saputo fare i poeti dai barocchi al romanticismo fino a Ezra Pound, che volendo fare avanguardia io mi colloco su una soglia dove al di là c'è la mia fine, la morte. Perciò devo esserne consapevole, questo può disarticolare il dettato della mia parola, può rendere il mio scrivere, come questa volta è Primo Levi a dire, oscuro. Primo Levi, che era un poeta chiarissimo, voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, Primo Levi non ha mai più abbandonato la chiarezza di quel dettato e scrive un saggio straordinario in questi anni, anni 70,
sulla Stampa di Torino, che si intitola Dello scrivere oscuro, e dove dice tutto il suo disagio di fronte a quella contiguità con la morte che lo scrivere oscuro di Trakl e di Celan hanno. Ecco, questo stesso scrivere oscuro appartiene anche a Furio Iesi, in questa accezione così radicale però, mai come moda letteraria, in quella moda attraverso la quale altrimenti nella cultura italiana letteraria l'avanguardia si è trasformata in Arcadia, nella perenne Arcadia italiana. Sì, io volevo fare una domanda sul rapporto con Ezra Pound. È una questione che non ho del tutto chiara neanche io, e quindi spero di esprimere con sufficiente chiarezza la domanda. Nel senso che è indubbio, diciamo, il coraggio di Iesi nel affrontare un poeta che aveva fatto quello che aveva fatto dal punto di vista biografico. Ma dal punto di vista di come Ezra Pound studiava il mito, come lo vedeva Iesi? Nel senso che lei ha detto appunto che Iesi vedeva il mito come contiguo a una possibile uscita di tipo reazionario, fondamentalmente. Ora, nel Ezra Pound studioso del mito, era presente secondo Iesi questa modalità, oppure è altra cosa la scelta biografica appunto che ha fatto Ezra Pound? Grazie della domanda, a cui è molto complesso rispondere in modo pertinente e articolato, perché Iesi dedica a dare una risposta a questa domanda un saggio di letteratura e mito che si intitola Mito e poesia in Ezra Pound. Quindi la risposta sta lì, ma devo dire, per la complessità e la profondità di questi saggi non è facilissimo da... Però provo a rispondere in un modo un po', come dire, dall'alto. Senza provare a restituire tutta l'argomentazione molto complessa di quel saggio, dove però una risposta c'è, ma sintetizzo. Sono pochissimi i poeti che, come dire, hanno costeggiato o sono entrati in quei territori rischiosi, il mito, la morte, la destra, eccetera, eccetera, e ne sono risultati indenni. Servono comunque, perché servono al percorso che Iesi sta intraprendendo, che è un percorso lungo quel crinale, tra sinistra e destra, tra vita e morte, eccetera, quindi servono, ma Iesi ha la consapevolezza di quel che lei stesso diceva, cioè che appunto si è salvato Pound. Allora io posso rispondere così, poi si potrebbe riprendere quel saggio, Mito e poesia in Ezra Pound, che c'è forse solo un poeta che per Iesi davvero... è stato capace di quell'equilibrio sommo, che è stato capace di contemplare l'ombra senza lasciarsene inghiottire, che ha rischiato di ma non se n'è lasciato inghiottire. Non è Pound, ed è Rilke. Quindi, come dire, quello che per Iesi è riuscito in quella operazione che lui stesso sta cercando di compiere è l'autore delle Elegie duinesi, non Pound. Anche se... E questo è anche il travaglio della sua prosa, cioè questo crinale, questa difficoltà di dare una risposta a una domanda come questa, c'è in quasi ogni riga della prosa, tormentata a volte, che Iesi scrive, anche nella sua saggistica, quindi non mi sento io di dare una risposta. Posso solo dire da lettore che l'unico poeta del quale egli dice si è salvato, pur avendo attraversato l'ombra, è Rainer Maria Rilke. Nella decima Elegia duinese trionfa dell'angelo accecato, che lo poteva pietrificare, riesce a trasformare il volto della Gorgona in un volto salvifico. L'unico, in quella coinè, diciamo, tra fine 8 e inizio 900, l'unico è stato Rilke. Prego. La ringrazio per la sua bellissima lezione. Mi viene in mente, proprio per suggestione, un autore come Abi Warburg, storico dell'arte, scrittore straordinario e anche folle, come personalità. Cioè, lo conosceva, forse senz'altro lo conosceva, ne ha mai parlato? Allora, lo conosce e lo cita, specialmente in studi più vicini a noi, diciamo negli studi degli anni 70, se la memoria non mi tradisce.
Sono altre però le fonti di quella cultura con cui fai conti, e magari sono fonti comuni, tanto sono le letture che lo accomunano a Warburg, perché appunto sono un terreno comune, e vale a dire sono fonti del romanticismo tedesco, soprattutto Bachofen e Kreutzer. Però diciamo qui si toccano territori veramente molto complessi sui quali non sono fino in fondo competenti, io conosco poco Warburg. Però diciamo fa parte Warburg, una figura che fa parte per la storia dell'arte di, diciamo, di quella coinè nicciana o post-nicciana, che ha radici comuni per via delle letture che egli fa con la cultura di Jesi, diciamo così, è l'unica cosa che mi sento e sono in grado di dire. C'è un'aria di famiglia, insomma, ma dipende da questo fondo comune che è Nietzsche, ma bisognerebbe vedere quale Nietzsche, in quali traduzioni, in quali versioni tedesche, eccetera, eccetera, che però mi sembra possa accomunare Varro, che lui cita. Certo, certo, sì. Prego. Mito, le forme simboliche anche, certo, le pathos forme, certo. Due brevi cose, una sull'io, e un'altra fonte potrebbe essere Rimbaud, no? Che anche stesso l'io è un altro, no? Quindi è interessante che, certo, insomma, Jesi conosceva. E l'altra cosa su questo filone, insomma, delle comparazioni fra personaggi, leggevo da qualche parte che Italo Calvino ha definito Jesi uno Zolla rovesciato che gira a sinistra. Che gira a sinistra. Volevo sapere che cosa pensa di questa definizione. L'ho citata perché è un'espressione che solo Calvino poteva, come dire, di cui solo Calvino poteva essere capace, ma fulminea. Vale quanto il ritratto di Albino Galvano, non l'ho citata per brevità, ma così come profondissimo e analitico il ritratto che fa di Albino Galvano, di uno storico delle religioni che si muove lungo un crinale, altrettanto pertinente e intelligente da parte di chi non è stato maestro, ma ha conosciuto Jesi, è la definizione di Italo Calvino. Uno Zolla che gira a sinistra. Parlavo prima di Adelphi. Zolla è autore adelfiano, se ce n'è uno, dopo Albino Galvano, di un Adelphi più vicino a noi, più recente, un Adelphi più Simenon, diciamo, non ancora, adesso sto esagerando. Comunque, Zolla, sappiamo, insomma, è un esoterista di destra, di una destra liberale, se così si può dire, forse, non lo so bene. Però, come dire, di una cultura esoterica che a volte ha teso a chiudersi nel suo esoterismo, ideologicamente non sempre, come dire, lungo, in modo rettilineo, lungo il crinale. E allora Calvino coglie nel segno, perché dice è uno Zolla, cioè ha dentro di sé tutto quel bagaglio esoterico, però rifunzionalizzato da sinistra, proprio per quello che dicevo, cioè perché è un riuso di quei materiali, anche a volte spuri della cultura di destra, privato della loro carica di morte, del loro peso di morte, della loro carica reazionaria. Perché senza quello non costruisci niente da sinistra. Capite? Noi, ma lo sappiamo, scusatemi se mi permetto di dire cose che sono ovvie per tutti, noi siamo soffocati dal politicamente corretto, cioè siamo soffocati tanto da una destra orrenda, di cui sappiamo anche troppo, quanto da una sinistra che si è lasciata inghiottire da destra perché ha tagliato i ponti con i regni oscuri, non ha saputo guardarli almeno un po' di traverso, insomma, li ha completamente rimossi e si è ridotta a una vulgata del politicamente corretto. Ecco, invece uno Zolla che gira a sinistra è uno che milita su resistenza, giustizia e libertà con sé dentro di sé, anche nel proprio DNA familiare, il bagaglio della cultura di destra, insomma un padre ebreo fascista che è morto perché ha combattuto volontario nella guerra coloniale, per il re che l'ha tradito con le leggi razziali. È questo Zolla che gira a sinistra. Devo dire, Calvino, da testimone del suo tempo, con grande acutezza, testimone del primo Zolla, ha fatto anche libri molto belli, Zolla penso è una Adelphi degli anni Ottanta, direi, che io ho letto da ragazzo, Aure disincanti, Nele, eccetera, eccetera. Un libro molto bello, questo tema beniaminiano dell'aura. Un libro tutto, come dire, pieno di questo bagaglio culturale, di una cultura che possiamo definire, e che Jesi avrebbe definito, di destra, ma rifunzionalizzata per un disegno non reazionario e progressivo. Ma per dirvi dove ha portato questa cultura di destra senza più, o di sinistra, senza più
la profondità di questo crinale. Vi faccio un esempio molto concreto. Dicevo prima, Zola, autore Adelphi, se ce n'è uno. Sappiamo, traduttore di prefatore dei grandi libri di Cristina Campo per Adelphi. Vedo qualche anno fa al Salone del Libro di Torino una edizione Adelphi del Sacro e la persona di Simone Weil in una nuova traduzione. Lo sfoglio e trovo il testo e il nome del traduttore, un libro Adelphi. Vado a guardare in una rivista che si intitola Questioni, fondata da Albino Galvano, il maestro di Iesi, e da Mario Lattes, un altro torinese di quella cerchia. Negli anni 50 trovo Il Sacro e la persona di Simone Weil nella traduzione di Cristina Campo con introduzione di Elemir Zolla. Ora capite, Adelphi ripubblica Il Sacro e la persona di Simone Weil e si dimentica che Elemir Zolla e Cristina Campo l'avevano pubblicato in una rivista degli anni 50. Quindi, come dire, si è persa la profondità culturale che era tipica di queste figure. In quella che è diventata non più, come dire, come l'editoria italiana, un luogo dove si fa cultura, ma un luogo dove si fanno imprese commerciali, operazioni commerciali. Ecco. Mentre invece uno Zolla che gira a sinistra era uno Zolla capace di, in un disegno progressivo, di vivere la cultura non come un'impresa commerciale, ma come un progetto di civiltà, un disegno di civiltà. Prego. Allora, intanto mi è venuto in mente che, se non ricordo male, devo avere visto una incisione cinquecentesca in cui Esculapio viene affidato a Chirone da Hermes. Certo. Per cui mi sembra interessante questo riferimento. Invece la curiosità è che, a proposito di un altro esule che è Joyce, E stavo pensando che, allora, ho visto che c'è una citazione, c'è un riferimento a Joyce in un testo di Mircea Eliade, a proposito del fatto che lui dice che i maestri dell'avanguardia Pound e Joyce hanno superato il tempo storico. No? Ecco, e cosa che mi tornano i conti pensando al Joyce dell'Ulisse, ancora più di Finnegan's Wake, no? Ma Joyce è anche quello dei dublinesi, no? Cioè, ecco, allora in questo senso mi chiedevo se anche Joyce sta sul crinale, no? Perché in fondo, no? Cioè, oltretutto Joyce dal punto di vista politico era così, insomma, se n'è andato outre-mer, no? Dall'Irlanda proprio sulla scorta di un'insofferenza culturale e politica, insomma, no? per l'Irlanda del suo tempo. E allora, appunto, mi chiedevo da questo punto di vista se, anzi dal punto di vista di Iesi, no? Cioè, si può considerare in fondo anche Joyce un autore che tenta perlomeno, no? di mantenere questo equilibrio. No? In fondo, oltretutto, voglio dire, l'Ulisse è esattamente una discesa agli inferi. No? Quindi anche da questo punto di vista mi pare che ci stia. Sì, sì, grazie. Allora, intanto per Hermes, che fa parte del saggio di Chereni, entra la figura Hermes, cui fa capo l'ermetismo, insomma, vabbè, ma bisognerebbe ripercorrere quel saggio di Chereni e poi il mito di per sé in quanto tale. Ma quindi c'è questa figura, scorciata la citazione solo per esigenze di tempo. Quanto a Joyce, allora, devo dire che tra i padri dell'avanguardia non è tra quelli più citati da Iesi, anzi, mai o quasi mai, il che non vuol dire niente, cioè lo conosce, l'ha letto, eccetera, ma soprattutto è molto vera il riferimento a Mircea Eliade, che legge quella tradizione. Dice una cosa molto precisa Eliade, dice i grandi padri dell'avanguardia europea, non della neoavanguardia, dell'avanguardia europea, cioè Joyce, Eliot e Pound, hanno compiuto una rivolta contro il tempo. La chiama così nell'edizione italiana che esce negli anni 60, L'Eterno Ritorno, era quello il saggio, che Iesi tra l'altro si proponeva di tradurre. Poi non fa in tempo a tradurlo lui, lo traducono altri, ma esce in Italia quando lui sta scrivendo queste poesie. Dice proprio Eliade, nella versione italiana, non so come fosse il testo originario, hanno compiuto una rivolta contro il tempo. E questo termine, rivolta, è una categoria capitale per Iesi.
Nella prassi politica la rivolta è quell'azione che dice sospende il tempo storico e colloca l'uomo nell'incrocio tra eternità e storia, tra tempo lineare e tempo ed eterno. La rivolta, non la rivoluzione, che invece presuppone nuovamente un tempo storico, è teleologica la rivoluzione. Invece dice in una pagina bellissima di Spartacus, la città non è mai stata veramente tua come nell'istante della rivolta. Nell'istante in cui tu, singolo, insieme agli altri, pronto a compiere il tuo sacrificio, ti spendi in un istante per una causa. In quell'istante, l'istante della rivolta, il tuo tempo di singolo diventa il tempo di tutti. Io e tutti, in quell'istante, nella prassi politica si compiono. Quindi quella pagina di Eliade, proprio basata sulla lettura e l'interpretazione di Eliot, Pound e Joyce, è fondamentale. Torno a dire, Joyce non lo cita quasi mai, se non mai addirittura, posso sbagliarmi, insomma, bisognerebbe ripercorrere, ma non all'epoca di letteratura e mito, all'epoca di letteratura e mito non mi pare che ricorra, insiste di più invece su Pound esplicitamente, ma l'altro grande autore di questa koinè, che proprio si vede, l'ho mostrato nel commento all'esilio, è Eliot, l'Eliot soprattutto dei Four Quartets. Ma certo che Joyce ha fatto dal primo Novecento, è quell'avanguardia che Iesi ha l'intelligenza di recuperare, un'operazione di torsione, di deformazione, come dire, di reinvenzione del tempo storico. Lo sappiamo bene, l'Ulisse è questo, sono 24 ore che durano un romanzo interminabile, questo è un dato anche troppo banale. Ma diciamo, Iesi, quando reinventa la sua avanguardia, guardando a quei padri dell'avanguardia, si oppone a una neoavanguardia che intendeva l'avanguardia come un gesto neofuturistico. Questo era già nel 15 sulla Acerba. Ma questo è un testo del 68, su una rivista su cui Iesi pubblica uno dei poemetti che escono qua. Ma Iesi dice l'avanguardia non può essere questo, questo è moda. Questo è il futurismo. No, l'avanguardia che mi interessa sono Joyce, Eliot, Pound. Così. Forse... possiamo. Grazie. Vi ringrazio. Grazie mille a voi.